Eccoci qua, siamo vicino alla antichissima storica sede del Banco di Napoli, però vicino al Banco di Napoli c'è una sede straordinaria ugualmente ed è questa qua dello Street Art Coffee, che il nome è inglese, non ci azzecca niente con la storia di Napoli, però di napoletano c'ha l'antica cucumella, c'ha l'antico caffè napoletano. Giuseppe è un ragazzo napoletano dei quartieri spagnoli, noi l'abbiamo sentito prima a telecamere spente e ci ha raccontato che il caffè gli ha salvato la vita. Prima di salvare la tua vita, macina un po' di caffè. Facciamo vedere ai nostri amici telespettatori che effettivamente dentro c'è il caffè, c'è anche la crema di caffè e di zucchero, va bene così. Adesso ci fai vedere la funzione, come fai il caffè, come lo presenti e come lo offri alle persone. Allora, come si prepara questo caffè? Questo caffè va per infusione, cioè praticamente è totalmente differente dall'espresso, la moca e le cialde, perché ha un sistema di azione totalmente differente che va per infusione. Cioè praticamente si mette l'acqua nel... È molto eduardiano. Certo, Edoardo in questi fantasmi fa anche la recita anche con il professore. E ci manca il coppotiello. Però io non lo uso qua perché molte persone non la conoscono, quindi la stacco e gli aromi fuoriescono, mentre il cuoppo serve proprio su visto coppotiello, ma fare una strunzolata, invece no, c'ha la sua funzione, è quello di non far disperdere gli aromi. Con c'è un caffè una cosa sei. Giuseppe è un ragazzo meraviglioso perché a soli 27 anni non solo si è inventato un lavoro straordinario, lui c'ha una storia molto complessa, molto difficile alle spalle, è stato emigrato anche in Germania, poi è ritornato qua, ha detto io sono napoletano, sono di Napoli e soprattutto orgogliosamente non solo tifoso del Napoli ma anche un, si può dire, araldo del borbonismo, della storia di questa meravigliosa terra, di questa meravigliosa città. Allora, come funziona, vi stavo ripetendo, il primo elemento, l'acqua va messo sempre fino alla metà, poi si prende il filtro e va messa all'interno. Nel filtro che è aperto, ma che ora è chiuso, sarebbe questo qua, si mette il caffè. Noi abbiamo appena fatto una macchinetta di caffè. Sì, mo più caffè più forte, meno caffè meno forte, ma noi napoletani siamo abituati a dire co sparagna non è mai guaragno, quindi se risparmi cosa succede? Ti bevi la famosissima ciofeca, che è sinonimo di acqua sporca, brodo, pulpo, caffè americano, eccetera eccetera. Si forma il Vesuvio, una volta formato il Vesuvio si prende sempre il terzo elemento e va chiuso. Poi si capovolge? Mo ti faccio vedere anche l'altra parte, certo. Il quarto elemento va posto sopra e va messo sul fuoco in questa maniera qua. Quando da questo foro qua, che l'acqua è stata messa fino alla metà, vi darà prima del vapore, subito dopo un goccio d'acqua, quel goccio d'acqua tocca il fondo, si piglia e si avvolge sotto in coppa, si prende e si gira al contrario, in modo che l'acqua non è più sotto, sarà sopra e va a fare la sua infusione senza alterare e bruciare nessuna proprietà. Mentre la moca, l'espresso e le cialde, senza farci i problemi, alterano e bruciano le proprietà, quindi non è il gusto originale, il gusto è sempre soggettivo, quindi io vi invoglio a dire venite sentiamo qualche... Lei lo ha assaggiato, lo sta assaggiando? Come è buonissimo, è buonissimo, è piacevolissimo. È la prima volta? No, non posso mentire, no. Va benissimo. Allora, noi vogliamo fare gli auguri a Giuseppe perché è veramente un ragazzo che merita non solo la nostra stima ma l'ammirazione di tutti i giovani che a volte dicono non c'è lavoro. Il lavoro ogni tanto bisogna anche inventarselo. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrizzano e Giuseppe.